Allora, nella precedente lezione eh, abbiamo esaminato eh, un paio di passi di Bacone. Il primo era quello dedicato alla celebre affermazione per cui sapere è potere. Sapere è potere è eh, come dire, lo slogan della hm, tecnocrazia, della hm, tecnologia al potere. E eh, designa un eh, approccio particolare... Dell'uomo, dell'uomo europeo, dell'uomo moderno rispetto alla natura, rispetto all'ambiente. Approccio niente affatto scontato: nel senso che questa visione del mondo va contestualizzata, appartiene ad una determinata cultura, ad un determinato tempo. Eh, e quindi, come tutte le altre cose, eh, dobbiamo capirla all'interno della storia e la dobbiamo relativizzare. Il che è operazione buona e giusta, non solo dal punto di vista scolastico e culturale, ma anche eh, direi oggigiorno assolutamente positiva dal punto di vista politico per quanto riguarda l'immediato futuro. Cioè, sapere che esistono altre visioni del mondo, che esistono altre possibilità di rapportarsi all'ambiente e alla natura senza nulla togliere all'umano è. Confortante, abbiamo altre strade da battere o possiamo eh, sfumare, ridefinire eh, l'attuale posizione no? che comunque è in certa misura figlia del, eh, della posizione di Bacone e non solo di Bacone evidentemente. L'altro testo eh, riguardava eh, il, il metodo bagoniano. Abbiamo visto come il metodo bagoniano si basasse fondamentalmente sulla induzione e sull'empiria, eh, quindi il, il partire dal dato concreto, dal dato empirico, dal dato sensibile, cioè dal dato sperimentale, e l'esperimento, no? lo ripetiamo per l'ennesima volta, è uno dei cardini fondamentali della scienza moderna, lo è ancora oggi, è assolutamente necessario, irrinunciabile peraltro, eh, l'induzione è il movimento per cui si parte dal particolare e si va verso la definizione di un concetto universale, di un concetto generale, ma l'induzione l'abbiamo già studiata come metodo sin dalle origini della filosofia. Lo stesso Socrate in qualche maniera sarebbe l'inventore eh, di un processo di ragionamento induttivo, così come ci conferma Aristotele. E anche Aristotele usava evidentemente l'induzione insieme al movimento opposto, al metodo opposto che è quello della deduzione, cioè si parte dal concetto generale per andare a definire il caso particolare, ma chiaramente i due processi sono eh, bionivoci e eh, sono due processi che vanno integrati, quindi si parte dall'osservazione del caso singolo, si formula un'ipotesi generale e una volta che questa ipotesi generale sia stata confermata da una serie di esperimenti, a quel punto la si può trasformare in una legge scientifica magari espressa in termini matematici, anche se abbiamo detto che Vagone non si intende troppo di matematica, a differenza di Galileo, no? E poi, eh, una volta trasformata questa ipotesi in legge, la si può utilizzare per eh, il movimento opposto, cioè in termini deduttivi. A quel punto abbiamo la legge generale e possiamo dedurre una serie di casi particolari. Il testo che vediamo oggi, eh, intitolato Gli idoli della mente, è un testo abbastanza interessante che rappresenta. La pars destruens del metodo dell'approccio baconiano, l'altra dell volta era la pars costruens per così dire, cioè era quella in cui lui proponeva effettivamente un metodo nuovo. In realtà avremmo dovuto invertire l'esposizione, ma ogni argomento lo si può trattare a sé stante. Allora lo scienziato, lo scienziato, lo scienziato moderno, ieri come oggi, prima di dedicarsi al lavoro di scienziato, quindi quello del laboratorio di cui dicevamo nella precedente lezione, eh, dovrebbe occuparsi di ripulire, per così dire, la mente da una serie di eh, idoli. E oggi non si chiamano più idoli della mente, si chiamano bias, bias cognitivi, cioè i bias cognitivi, eh, ci, insegna, ci insegnano le neuroscienze oggi, sono una serie di, eh, per dirla in termini estremamente semplici, una serie di eh, meccanismi pregiudiziali, di automatismi mentali. Eh, culturalmente diffusi, culturalmente definiti, che producono degli errori, errori logici, errori culturali, e di questi errori, e di questi pregiudizi, l'uomo di scienza, a maggior ragione lo scienziato naturale, eh, deve liberarsi. Ed è un lavoro costante questo di liberazione, non è che avviene una volta per tutte. No, oggi noi lo chiamiamo anche spirito critico, ecco per capirci. Deve liberarsi per poi effettivamente svolgere il suo lavoro di scienziato. E quali sono questi idoli della mente, cioè questi pregiudizi che eh, lo scienziato deve eh, indagare, deve analizzare e di cui poi deve liberarsi? Bacone eh, ne parla rispetto alla sua epoca, quindi con un linguaggio specifico. Eh, L'obiettivo della sua polemica è sempre eh, la scienza eh, aristotelicamente intesa, non tanto Aristotele, lo sappiamo bene, eh, che lui apprezza indubbiamente, così come eh, lo stesso Galileo, ma l'uso che si fa di Aristotele, cioè gli aristotelici del suo tempo, eh, i quali risultano tutto sommato, come dire, ingessati, si sono dogmatizzati, si sono fossilizzati su delle posizioni eh, basate sul principio di autorità, cosa che Aristotele non avrebbe minimamente apprezzato. E quindi di questi pregiudizi lo scienziato si deve liberare. Prima di poter effettivamente dedicarsi allo studio e all'osservazione della natura, quindi sviluppare il senso critico, quattro sono i generi di idoli che assediano la mente umana. Per farci intendere, abbiamo imposto loro dei nomi. Chiameremo il primo genere idoli della tribù, il secondo idoli della spelonca, il terzo idoli del foro. Il quarto, idoli del teatro. E tribù sapete che cosa significa? È la comunità umana primitiva, quella più antica, insomma, un po' più larga della famiglia. È la spelonca, eh, ovvero la caverna. Qui il riferimento alla caverna di Platone è chiaro, il eh, famoso mito della caverna che si trova nella Repubblica di Platone. Il foro sapete che cos'è? Il foro è il luogo dove avvengono gli scambi, i commerci, no? Il famoso foro romano. Il teatro, beh, inutile che vi dica che cosa sia. Ricavare i concetti e gli assiomi per mezzo dell'induzione vera. Questo è senza dubbio, il rimedio adatto per scacciare e rimuovere gli idoli. Quindi vedete come la parts costruence e la parts destruence in qualche maniera si integrano a vicenda. Quindi uso l'induzione anche per rimuovere gli idoli, e del resto rimuovere gli idoli è assolutamente fondamentale per poi fare un buon uso dell'induzione. Quindi il processo di ricerca scientifica e quello di sviluppo del senso critico procedono per così dire di pari passo. Anche l'indicazione degli idoli è tuttavia di grande utilità. Infatti la dottrina degli idoli sta all'interpretazione della natura, come la dottrina degli elenchi sofistici sta alla comune dialettica. Che cosa significa? Eh, Aristotele aveva dedicato un'opera ai cosiddetti elenchi sofistici. Questa opera, dedicata agli elenchi sofistici, eh, doveva prendere in esame i vari possibili errori che si commettevano utilizzando malamente lo strumento della logica, della ragione, il famoso organon. Quindi aveva scritto dei libri di logica Aristotele e in questi libri di logica illustrava il funzionamento basilare delle norme che regolano, dei principi che regolano la logica, che ha in qualche maniera formulato, inventato lo stesso Aristotele. Quindi sono dei libri positivi, vi insegno. Qual è il giusto modo di pensare in termini scientifici? Leggi, per esempio, il sillogismo. Nello stesso tempo, produco altri libri in cui vi illustro i modi sbagliati di pensare, che però sembrano veri. Sono i cosiddetti elenchi sofistici, cioè dei ragionamenti formalmente apparentemente corretti, eh, quindi produttivi, ma di fatto sbagliati. E quindi Aristotele aveva dedicato un libro a questi ragionamenti, svelando. Gli errori non immediatamente evidenti che stanno dietro questi ragionamenti, un libro dedicato oggi diremmo ai bias cognitivi. Cioè, ti spiego in che cosa consiste l'errore che fanno tutti quanti in relazione a questo determinato eh, procedimento. No? Per esempio un errore molto comune è quello di prendere il caso particolare e di renderlo eh, generale. Ho visto in quella circostanza eh, un tizio eh, con la pelle bianca rubare un portafoglio, arguisco, induco, che tutti gli esseri umani con la pelle bianca siano dei ladri è chiaramente un ragionamento sbagliato. Ma se ci pensate, questo ragionamento sbagliato è un vero e proprio bias cognitivo. Eh, lo commettiamo, lo, lo, lo utilizziamo tutti quanti noi ogni giorno. È, è naturale che lo si faccia perché eh, la nostra mente eh, è predisposta. Questo ci dicono le neuroscienze eh, sin dai tempi più remoti a fornirci delle risposte immediate a situazioni di pericolo concreto, cioè quando io non ho tempo di ragionare devo prendere delle scorciatoie. Le scorciatoie poi eh, quando si radicalizzano per così dire diventano dei veri e propri pregiudizi. Eh, cioè Se io vedo arrivare una tigre dei denti a sciabola, eh, la prima cosa che faccio prendo e fuggo. Non è che mi metto a considerare che magari quella tigre ha già mangiato e dunque non è pericolosa oppure ha dei cuccioli dunque non perderà tempo ad aggredire un essere umano. Prendo e scappo. Mi baso sul caso particolare, lo elevo a caso generale, mi salvo la vita. Se invece mi metto lì a riflettere, ma chissà, forse avrà già mangiato, magari è troppo tardi e la tigre mangia il sottoscritto. Quindi i bias cognitivi, o i pregiudizi, o gli idoli, come dice Bacone, hanno un significato eh, biologico, antropologico, indubbiamente. Eh, però eh, quando produciamo scienza, eh, l'uomo di scienza deve prenderne le distanze, deve quantomeno conoscerle. Per non fare errori che poi potrebbero risultare fatali in ambito eh, propriamente culturale o in ambito scientifico. Dunque, lui dice eh, benissimo: la mia dottrina degli idoli, quindi il discorso che vado facendo adesso, equivale al discorso che aveva fatto Aristotele per quanto riguarda gli elenchi dei sofisti, cioè il discorso basato sugli elenchi dei sofisti mirava a dimostrare. A quali conclusioni si arriva con un uso scorretto e improprio della ragione? Bene. Gli idoli della tribù sono fondati sulla stessa natura umana e sulla stessa tribù o razza umana, quindi sono comuni a tutti gli uomini. Pertanto si asserisce falsamente che il senso è la misura delle cose. Al contrario, tutte le percezioni, sia del senso sia della mente, derivano dall'analogia con l'uomo, non dall'analogia con l'universo. L'intelletto umano è simile a uno specchio che riflette irregolarmente, sottolineo irregolarmente, i raggi delle cose, che mescola la sua propria natura a quella delle cose e le deforma e le travisa. Allora, vi ricordate eh, probabilmente eh, il celebre motto, attribuito a Protagora, Antropos, Metron, l'uomo è misura di tutte le cose, l'uomo misura di tutte le cose, qui intendiamo l'uomo non come il singolo individuo ma l'uomo in generale, l'umanità in generale. O per dirla in termini più eh, scientificamente corretti o più generali, intendiamo le modalità di funzionamento della mente umana e dell'apparato sensibile umano, no? la vista, il tatto e così via. Beh, oggi noi questo lo sappiamo in maniera abbastanza ben definita, cioè. L'approccio che abbiamo con la realtà, con quella che definiamo realtà, è un approccio comunque univoco, cioè il nostro apparato conoscitivo, eh, a cominciare dall'apparato sensibile, quindi il sistema nervoso periferico e poi il sistema nervoso centrale, quando entra in contatto, per così dire, eh, con la realtà eh, esterna, realtà di cui peraltro è parte integrante, eh, entra in contatto in maniera attiva. Cioè ci mette del suo nella percezione, non si limita a riflettere in maniera assolutamente pura, assolutamente oggettiva eh, le percezioni o gli input, gli stimoli che vengono dall'esterno. Ecco perché sottolineavo il termine irregolarmente, perché qui Bacone dice che l'intelletto umano, la ragione umana, la mente umana è simile a uno specchio, quindi eh, conosce le cose riflettendo quelle che sono le cose esterne non è che le inventa non è che le crea da zero per così dire ma le riflette irregolarmente e quindi le deforma e quindi le travisa le vede in modo particolare dà a queste cose un taglio assolutamente soggettivo Facciamo un esempio concreto, che però ecco, Bagore probabilmente non, non sarebbe stato in grado di fare. Ma noi sappiamo, per esempio, che, ehm, e ne parlava anche il, il dottor Capogni no, a proposito della fisica quantistica, innanzitutto che l'osservatore modifica sempre anche l'esperimento, ciò che. Viene effettivamente osservato. L'osservatore non è mai neutro. Faccio un esempio più terra terra. Eh, sappiamo perfettamente che alcune cose eh, noi non le vediamo, non siamo in grado di percepirle con il nostro occhio, i famosi ultravioletti. Oppure non siamo in grado di percepirli con le nostre orecchie, i famosi ultrasuoni. Ci sono delle gamme di vibrazioni, visto che la luce e anche i suoni sono vibrazioni, eh, che eh, i nostri sensi non sono in grado di, di percepire. Eppure sappiamo che esistono. Altri animali hanno una sensibilità, hanno dei sensi sviluppati in altre direzioni secondo eh, degli standard biologici legati alla sopravvivenza e all'evoluzione che invece consentono loro di percepire, eh, di vedere gli ultravioletti o gli infrarossi o di percepire i cosiddetti ultrasuoni. Non so, i cani per esempio percepiscono dei suoni che noi non percepiamo, quindi vediamo il cane che si attiva, rizza le orecchie, si mette in moto, eh, mentre per noi non è successo assolutamente nulla, cioè il fenomeno non si è prodotto, non si è prodotto quel fenomeno perché il nostro apparato eh, sensibile, e dunque anche l'apparato intellettivo che dipende da quello sensibile, non, non, non ha percepito il fenomeno. Se io non percepisco il fenomeno, il fenomeno semplicemente non mi si dà, ma... Per altri versi, a quell'altra creatura il fenomeno si dà. Allora, vedete che la conoscenza non è affatto qualcosa di neutro: non è semplicemente uno specchio che riflette la realtà eh, così com'è, la deforma, la crea, eh, la limita. Cioè, le nostre percezioni sono limitate e sono anche qualitativamente diverse dalle percezioni di altre creature. Se ho fatto l'esempio del cane, queste cose noi le sappiamo osservando gli altri animali o studiando in laboratorio il comportamento di questa o di quell'altra specie animale, evidentemente. E, tuttavia, nessuno di noi continua a eh, ad avere la possibilità di vedere ad occhio nudo l'infrarosso o l'ultravioletto. Però eh, bagonianamente abbiamo la possibilità di farlo attraverso le tecnologie. No? Non so se avete presente quegli occhialoni eh, che si mettono i militari eh, per vedere anche di notte, no? per cui vedono, percepiscono il, il calore dei corpi e quindi sono in grado di eh, vedere il nemico eh, anche al buio, mh, cosa che per esempio un gatto è in grado di fare probabilmente senza mettersi alcun occhiale particolare. Allora, qui Bacone sta dicendo: abbiamo dei limiti, abbiamo dei limiti, e questi limiti producono evidentemente dei pregiudizi e sono legati questi limiti. Alla tribù, cioè al fatto che siamo esseri umani. Quindi questi limiti non è che ce li abbiamo soltanto noi in quanto inglesi, o ce l'ho soltanto io eh, in quanto bagone perché ho una visione del mondo molto particolare, molto chiusa, eh, sono chiuso di testa. No, ce l'abbiamo tutti noi in quanto esseri umani. Dobbiamo sapere che abbiamo dei limiti e dobbiamo saperlo proprio per poter superare questi limiti, aggirare questi pregiudizi. No, per esempio, attraverso la tecnologia. Andiamo avanti. Gli idoli della Spelonca sono idoli dell'uomo in quanto individuo. Quindi qui, Antroposmetron inteso come singolo individuo. Io, tu, lui. Ciascuno di noi, infatti, oltre alle aberrazioni proprie della natura umana in generale, cioè oltre agli idoli della tribù, ciascuno di noi, personalmente, ha una specie di propria caverna. O spelonca che rifrange e deforme la luce della natura, come la caverna di Platone. O a causa della natura propria e singolare di ciascuno, o a causa dell'educazione e della conversazione con gli altri, o della lettura di libri, o dell'autorità di coloro che vengono onorati e ammirati o a causa della diversità delle impressioni, a seconda che siano accolte da un animo già condizionato e prevenuto, oppure sgombro ed equilibrato. Quindi ciascuno di noi ha una propria, personale visione del mondo. Quindi vede le cose in maniera diversa, interpreta i fenomeni in maniera diversa, dà un peso diverso agli stessi fenomeni. E questo dipende dalla natura propria e singolare di ciascuno, dal proprio carattere. Ci si nasce, è genetico diremmo noi oggi, o a causa dell'educazione che ha avuto a casa, che ha ricevuto a casa e della conversazione con gli altri, dei rapporti allargati in senso sociale, culturale, la scuola per esempio, la lettura di libri, no? formalmente, l'autorità di coloro che vengono onorati e ammirati, una persona particolarmente sapiente che ha fama di essere e così via oppure, che ne so, questo o quell'insegnante che per te ha avuto un peso specifico nella tua formazione, ti ha orientato verso questo o quella disciplina, oppure a causa delle diversità, delle impressioni a seconda che vengono accolte da un animo già condizionato e prevenuto, oppure sgombro ed equilibrato. L'animo eh, dei bambini eh, è assolutamente, si dice, no? un luogo comune, ma è vero, è assolutamente innocente, cioè, come dire, ancora molto plastico, è ancora tabula rasa è un foglio bianco, quindi è meno pregiudiziale dell'animo dal punto di vista di un adolescente, dal punto di vista di un giovane, dal punto di vista di un adulto. È chiaro che l'adolescente, il giovane, l'adulto, ciascuno di noi nelle varie tappe eh, di sviluppo della propria personalità, può evidentemente coltivare la riflessione, eh, la coscienza di se stesso, no? eh, può coltivare il senso critico di fatto deve fare un cer una certa fatica mentre il bambino è assolutamente vergine dal punto di vista mentale non ha ancora dei pregiudizi, non si è fatto ancora delle idee quindi accetta tutto quello che gli viene eh, dall'esterno gli viene dal, dai genitori in primis eh, eh, dalla famiglia allargata in secondis, dagli amici e così via cosicché lo spirito umano come si presenta nei singoli individui e cosa? Varia e grandemente mutevole e quasi soggetta al caso. Beh, ognuno ha una visione diversa. Perciò giustamente affermò Eraclito che gli uomini cercano le scienze nei loro piccoli mondi privati e non nel più grande mondo a tutti comune. Vi ricordate il celebre? Frammento di Eraclito, che poi era il primo, quello con cui iniziava il poema di Eraclito, in cui si diceva che ciascuno si ritira in un mondo privato e eh, da sveglio continua a comportarsi come se stesse dormendo per così dire. No? Che cosa sono i mondi privati? I mondi privati sono quelli eh, basati sulla propria percezione del mondo pregiudiziale. Quindi, sulle esperienze che si sono fatte, sul mondo più o meno onirico che ciascuno di noi si costruisce, che è un mondo illusorio. Ecco perché, e vi dicevo l'altra volta, la scienza moderna è lavoro di equip, è lavoro comune eh, e l'oggettività si basa sul mettere in comune, sulla possibilità di verificare, sulle note a piedi pagina, perché la differenza tra un sogno personale o un'opera di letteratura, no? La vita è un sogno, Calderon della Barca. Tra un poema per alcuni versi e un'opera scientifica, è un libro di scienze, è un esperimento scientifico che porta alla definizione di una legge scientifica e alla costruzione di un prodotto tecnologico. È proprio questo. che Nel primo caso rimane comunque una visione personale, che può essere trasferita ad altre persone, ma rimane comunque personale, basata sulla propria visione del mondo, nel secondo caso, invece, è fondamentale che venga e capitale che venga condivisa perché se non è condivisa non è più legge scientifica non vale come legge scientifica deve essere comune deve essere riprodotta da questo da quel laboratorio quindi questo rappresenta questo discorso rappresenta i cosiddetti idoli della spelonca poi sono poi gli idoli che derivano quasi da un contratto e dalle reciproche relazioni del genere umano. Li chiamano idoli del foro a causa del commercio e del consorzio degli uomini. Gli uomini infatti si associano per mezzo dei discorsi, ma i nomi vengono imposti secondo la comprensione del volgo e tale errata e inopportuna imposizione ingombra straordinariamente l'intelletto. D'altra parte, le definizioni e le spiegazioni delle quali gli uomini dotti si sono provveduti e con le quali si sono protetti in certi casi non sono in alcun modo servite di rimedio, anzi, le parole fanno violenza all'intelletto e confondono ogni cosa e trascinano gli uomini a innumerevoli e varie controversie e finzioni. E quali sono questi idoli del foro, quelli che riguardano il commercio, il consorzio umano? Beh, pensate al linguaggio stesso che utilizziamo tutti i giorni. Ora, eh, fare liceo classico significa eh, predisporsi eh, quantomeno negli elementi essenziali alla riflessione sul, sul, sul linguaggio che utilizziamo, sul lessico, sul significato delle parole, sull'etimologia, sulla storia delle parole. Questo significa maturare un certo distacco critico, ma non è operazione che facciamo tutti quanti. E, o che non facciamo tutti quanti sempre e comunque, figuriamoci la maggior parte delle persone. Quindi spesso e volentieri rimaniamo intrappolati dalle stesse parole che sentiamo ripeterci dai mass media quotidianamente o che utilizziamo noi quotidianamente. E io vi ho già mostrato eh, a più riprese, in tante occasioni diverse, eh, come effettivamente le parole che utilizziamo abbiano dei significati già carichi di... Eh, valutazioni valoriali di giudizi positivi o di giudizi negativi, cioè ogni discorso, ogni parola che utilizziamo eh, che fa parte di un discorso più ampio, di un utilizzo più ampio, è già di per sé pregiudiziale, va compresa, va analizzata, va messa in discussione, perché altrimenti utilizziamo le parole come se fossero delle mazze vi faccio solo un esempio. Il termine extracomunitario. Ecco, il termine extracomunitario che nasce eh, negli anni 80, 90, insomma, quando nasce la Comunità Europea. E all'inizio è un termine puramente tecnico, giuridico, e indica i cittadini che appartengono a stati eh, che non sono inseriti nella Comunità Europea. D'accordo? Progressivamente il termine extracomunitario si carica di un valore un giudizio assolutamente negativo, l'extracomunitario è diverso, è l'invasore, è l'arabo, è, è quello con la pelle scura eccetera eccetera ignorando poi il fatto che un cittadino statunitense, eh, per esempio quelli che hanno invaso eh, l'altro giorno il Parlamento eh, americano tanto per capirci, comunque un cittadino statunitense è per definizione extracomunitario come lo è un cittadino canadese come lo sono oggi, dal 1 gennaio del 2021, anche i cittadini eh, britannici. Quindi un conto è il discorso puramente tecnico-giuridico, un conto è il eh, valore, eh, il giudizio annesso e connesso che inseriamo insieme al termine quando lo utilizziamo senza consapevolezza o in maniera, eh, come dire, eh, a volte anche subdola, no? eh, strumentale, eccetera, eccetera. Andatevi a spiegare alle persone che usano le parole come mazze, che non si rendono conto del significato effettivo delle parole e di quanto le parole siano cariche di questi significati. Si tratta effettivamente di pregiudizi, basta che vi fate un giro su un qualsiasi social o vi eh, andate a leggere i commenti che fanno a questo o a quell'articolo di giornale, no? Alcune cose poi diventano come dire, delle definizioni standard, no? Il fatto che ne so che eh, gli insegnanti italiani siano generalmente eh, pigri o infingardi. Eh, adesso si è unita anche un'altra considerazione, un altro aggettivo, codardi addirittura, no? Eh, di recente si è, è utilizzato anche questo aggettivo. Ecco, vedete quanto sono importanti le parole. Vi sono infine gli idoli che sono penetrati nell'animo degli uomini dai vari sistemi filosofici e dalle errate leggi delle dimostrazioni. Quindi i ter la terza categoria racchiudeva gli idoli del foro, sono quelli del linguaggio comune, quelli che si, il linguaggio che si utilizza appunto al foro. Invece quelli della quarta categoria sono gli idoli, cioè i pregiudizi, che riguardano specificamente le visioni filosofiche, i sistemi filosofici. Li chiamano idoli del teatro perché consideriamo tutte le filosofie che sono state accolte e create come altrettante favole presentate sulla scena e recitate, che hanno prodotto mondi fittizi da palcoscenico. Non parliamo soltanto dei sistemi filosofici attuali o delle antiche filosofie, delle antiche sette, perché è sempre possibile comporre e combinare molte altre favole dello stesso tipo. Le cause di errori diversissimi possono essere infatti quasi comuni. Ne abbiamo queste opinioni solo intorno ai sistemi filosofici, ma anche intorno a molti principi e assiomi delle scienze che sono invalsi per tradizione, credulità e trascuratezza. Ma di ognuna di queste specie di idoli bisognerà parlare più diffusamente e partitamente per mettere in guardia l'intelletto umano. Insomma, questo quarto tipo eh, di idoli, i cosiddetti idoli del teatro, riguarda effettivamente le varie dottrine filosofiche, ma anche qui vi faccio un esempio eh, banale. Eh, qual è la differenza fondamentale che c'è tra lo studio della filosofia inteso in termini puramente scolastici? E lo studio delle scienze, eh, anche il modo in cui vengono narrate. Beh, eh, di prima chitto ciascuno di voi è in grado di fare un'osservazione banale, se vogliamo, ma tutto sommato sensata, ed è quello che sta dicendo qui Bacone. Se ci pensate, ovvero beh, le filosofie, ma si sì, dicono tutto e dicono niente. Ogni filosofo arriva, dice la sua, eh, poi viene contraddetto dal filosofo che viene dopo, e poi alla fine eh, arriva un altro filosofo che rimette tutto in discussione. Insomma, non si va da nessuna parte. I problemi sono sempre gli stessi, non vengono mai risolti, non produce nulla. La scienza? No, no, la scienza vive Dio, l'approccio alla scienza infatti non è mai storicistico, è sempre eh, organico, integrato in termini eh, presenziali, come se le cose fossero sempre state in quella maniera, ma insomma la scienza no, mi dà delle indicazioni assolutamente certe, stabili, e dunque eh, ciascuna ricerca costruisce, eh, aggiungendo un piano ad un edificio più o meno ben strutturato, ben fondato, che è l'edificio della scienza. Quindi produce qualcosa di, di chiaro e di distinto, la filosofia, manco per niente. Da qui la metafora del teatro, tante diverse filosofie si alternano su questo teatro, eh, tutte molto interessanti per alcuni versi, forse alcune anche comiche, altre tragicomiche, ma di fatto... Non ci dicono nulla di particolare, cioè non aggiungono nulla a quello che già sappiamo. Sono un po' come i ragni della metafora eh, di cui parlavo nella precedente eh, lezione. No? Tirano fuori il materiale di cui poi parlano soltanto dal proprio corpo, dalla propria intelligenza, come fanno i ragni no? con la tela che eh, secernono eh, dal loro stesso corpo. E anche da questi bisogna guardarsi, capite? Qui viene fatto, viene operato un distinguo chiaro tra le forme di conoscenza filosofica diffuse fino a quel momento è la nuova scienza, il nuovo metodo scientifico. Dobbiamo quindi liberarci da tutto questo teatro della filosofia se vogliamo produrre qualcosa di certo. Interessante, ma ovviamente la filosofia bisogna conoscerla per potersene poi liberare. Cioè tutti questi pregiudizi vanno attentamente studiati, altrimenti non me ne libero vanno messi davanti alla propria coscienza. Ecco perché lo scienziato, anche lo scienziato bagoniano, ha bisogno comunque di studiare la filosofia intesa alla vecchia maniera. La deve conoscere per poterla criticare e per potersene liberare in qualche maniera. Arriviamo dunque al passo successivo, non a caso intitolato no? La filosofia è stata... La filosofia fino a quel momento è stata un sapere sterile che non ha prodotto nulla di particolare. È un passo tratto dal De Dignitate e Documentis Scientiarum del 1623 e Bacone traccia questo breve quadro della civiltà del suo tempo. Quando considero le condizioni di questi tempi, nei quali la cultura sembra essere ritornata per la terza volta fra gli uomini, e allorché osservo la grandezza e la varietà dei mezzi e degli strumenti di cui essa è fornita, la profondità e l'altezza dei molti ingegni di questa epoca, le opere ammirevoli degli antichi scrittori che splendono dinanzi a noi come faci, eh, come fiaccole l'arte della stampa che distribuisce generosamente i libri agli uomini in qualunque condizione, il seno ormai dischiuso dell'oceano i viaggi di esplorazione che avevano portato gli europei nelle Americhe o in Asia, per esempio, il seno ormai dischiuso dell'oceano e il mondo percorso da un capo all'altro, onde è stata portata a nostra conoscenza una quantità di esperimenti sconosciuti agli antichi e si è grandemente arricchita la storia naturale, la pace di cui godono la Gran Bretagna, la Spagna, l'Italia, la stessa Francia e non poche altre regioni. Quando penso a tutto questo, non posso fare a meno di essere trasportato dalla speranza che questa terza epoca del sapere supererà di gran lunga le due epoche precedenti che si verificarono presso i greci e presso i romani. Quindi lui qui sta tracciando, come dire, una sorta di elogio dell'epoca in cui vive, che è l'inizio dell'epoca moderna, che lascia molto ben sperare un visionario eh, come Bacone, no? Quando vedo gli enormi progressi, che sono progressi concreti e non chiacchiere astratte, non abbiamo fatto tanto progressi in ambito metafisico, eh, parlando del, del sesso degli angeli, eh, piuttosto che definendo il modo in cui eh, lo Spirito di Dio si partecipa al mondo e così via. Abbiamo fatto dei progressi concreti e li enumera. L'arte della stampa, i viaggi oceanici e poi i risultati politici concreti: la pace di cui godono la Gran Bretagna, la Spagna e l'Italia. Beh, ma dopo la morte di Bagone, addio, la Gran Bretagna va verso quella guerra civile e quella rivoluzione di cui abbiamo detto. Ma insomma, fino a quel momento eh, aveva goduto di un periodo di pace abbastanza eh, ampio. Poi inizia anche la guerra dei trent'anni. Ma insomma, Bagone ci spera. Quando penso a tutto questo, non posso che essere trasportato nella speranza di questa terza eh, fase. Eh, dello sviluppo eh, eh, dell'umanità, della civiltà, dopo quella dei greci e dei romani. In mezzo c'è la parentesi, diciamo, più o meno oscurantista eh, del Medioevo. Ma per realizzare questa speranza, quindi vedete qui mh, Bagone sta in qualche maniera anticipando poi i temi dell'illuminismo, no? alla luce della ragione, dell'illuminismo abbiamo parlato in storia, per realizzare questa speranza, per dar luogo a questa nuova età era anche necessario chiarire e approfondire le ragioni le cause e i motivi del fallimento di tutto il sapere tradizionale di fronte alle filosofie del passato è necessario assumere un atteggiamento di netto rifiuto cercare di, di richiamare in vita la scienza dalle tenebre dell'antichità invece che dalla luce della natura appare a Bacone errato e colpevole anche qui um, Bacone sta parlando in terza persona ha eh, questo vizio di parlare in terza persona cioè che cosa sta dicendo? Eh, per bacone, cioè per il sottoscritto, effettivamente è necessario opporre un netto rifiuto al cosiddetto principio di autorità, principio auctoritatis. Basta riferirsi in maniera, come dire, assolutamente piana, acritica alle grandi conquiste del mondo antico. Quelle riguardano il mondo antico. Ora dobbiamo dedicarci allo studio, ma oggettivo, sperimentale, attraverso il metodo induttivo della natura. Ecco perché per Bacone è errato, nonché colpevole, eh, attardarsi nell'uso del vecchio metodo, quello scolastico. Nella critica alla tradizione non si tratta quindi di andare confutando i singoli errori e le singole menzogne, non si tratta di gettarsi nella mischia e nella lotta tra le varie scuole, sette filosofiche, prendendo le difese di una delle parti in lotta, ma occorre disperdere di colpo le tenebre che i secoli hanno addensato e rendersi conto che l'accanita lotta che viene condotta dalle varie scuole filosofiche è solo una lotta di larve, di ombre, di una turba. Venale di professori, cioè, non si tratta più qui di parteggiare per gli aristotelici contro i platonici, per gli stoici contro gli epicurei, per poi riscoprire l'epicureismo contro lo stoicismo, non è una questione di dibattiti teorici fini a se stessi, perché quello è un teatro, capite, è un teatro. In cui si vanno in scena poi in realtà delle larve, delle ombre. Mm, questo è un tema che lui riprende ancora una volta come immagine dalla spelonca eh, di Platone. No? Vi ricordate le ombre che vengono proiettate sullo schermo eh, della, sul fondo della caverna, da questi fuochi accesi alle spalle dei prigionieri. No? Non si tratta di partecipare di questa commedia, ma di rendersi conto che si tratta per l'appunto di una commedia e di mettersi a fare scienza seriamente. Al di là. Di queste prese di posizione filosofiche, fine a se stesse, che non portano da nessuna parte, non ci danno nessun insegnamento nuovo sulla natura. Fondamentalmente non ci consentono di utilizzare prodotti tecnologici significativi per interagire con la natura e per migliorare la condizione oggettiva del nostro stare al mondo in quanto uomini. Vogliamo delle soluzioni, non delle chiacchiere. Fatti, non chiacchiere, ecco, per, per tradurlo in maniera volgare e in estrema sintesi. Fatti, non parole, no, che è anche il motto di una nota pubblicità. La nuova filosofia, che dovrà sostituirsi ad esse, non potrà più muoversi sul loro stesso terreno. Non potrà più accettare i loro principi, i loro presupposti, i loro argomenti, le loro dimostrazioni. Dovrà essere la conseguenza di un nuovo atteggiamento dell'uomo di fronte alla natura. E questo atteggiamento nuovo richiederà un nuovo concetto di verità, una nuova moralità e una nuova logica. Ecco qui la scienza moderna sta apprendendo! Le distanze è un primo passo verso l'autonomia di quella che noi chiamiamo oggi scienza. Oggi non lo diamo per scontato, un conto è la scienza che si declina in tante discipline diverse, biologia, chimica, eccetera eccetera, un conto è la filosofia o le filosofie o le lettere in senso le discipline umanistiche in senso lato e, ai tempi di Bagone la cosa non era affatto chiara le cose non stavano in questi termini esisteva la filosofia e per filosofia si intendeva la scienza i due termini erano assolutamente indistinti ecco lo spartiacque ecco il, il grimaldello per distinguere le due cose allora c'è una nuova filosofia che è la scienza moderna che è utile che è significativa, che però richiede un nuovo concetto di verità, un nuovo concetto di moralità e una nuova logica, un nuovo organo che è quello che gli sta fornendo, che gli ha definito eh, attraverso l'induzione lo stesso Bacone. E questo va distinto dal vecchio modo di fare filosofia, inutile, metafisico, eh, che si attarda a parlare di cose che non stanno né in cielo né in terra. La dura condanna di Bacone ha in realtà il tono di una condanna morale. Di quale colpa si sono resi rei, colpevoli i filosofi del passato? Essi, secondo il nostro Lord Cancelliere, Bagone era diventato eh, all'apice della sua carriera, Lord Cancelliere, quindi personaggio politico eh, di primo piano, hanno peccato di superbia intellettuale, trasformando la filosofia da paziente, umile, indagine delle cose, come era all'inizio e della natura in uno strumento raffinato di prevalenza nelle discussioni e nelle dispute. Cioè le discussioni e le dispute fine a se stesse eh, hanno prevalso sul, sull'atteggiamento iniziale, quello del, della ricerca umile, della ricerca socratica per così dire, no? dello scetticismo iniziale. Il sapere filosofico è diventato così tutto verbale, verboso, solo parole, sterile di opere. Si è confessato incapace di trasformare il mondo. Chiacchiere, ancora una volta, chiacchiere. Le scienze no, quelle sono effettive. Quelle ti consentono di trasformare il mondo. Questa sterilità, d'altro lato, è appunto la conseguenza della duplice pretesa che i greci lasciarono in eredità al genere umano. La pretesa di sostituire perfette costruzioni di parole ai faticosi tentativi di sfogliare le pagine del Gran Libro della Natura, qui usa la stessa espressione di Galileo, eh? il Gran Libro della Natura, e la pretesa di rinchiudere per sempre entro una dottrina particolare la universalità del metodo e la totalità della natura. Sostituire i fatti con le parole, eh, trasformare la conoscenza in un puro e semplice esercizio verbale. La filosofia, quel tipo di filosofia, quello lì, ha quindi una grande responsabilità: quella di aver distolto gli uomini dalla riflessione sulle cose per costringerli ad una sterile riflessione sull'interiorità. In questo modo essa ha posto la contemplazione al posto delle opere, è diventata una scuola di rassegnazione invece che uno strumento di possibilità, di nuove per il genere umano, cioè di nuovo nel senso di novità per il genere umano. Quindi, qui Bagone fa. L'elogio, tesse, l'elogio del nuovo metodo scientifico. Oggi noi abbiamo una posizione evidentemente diversa, era uno degli argomenti che vi ho eh, segnalato. No? Eh, ovvero eh, ci troviamo in una situazione in cui quel modello baconiano tutto eh, fatto. Tutto opere, tutto tecnologia, tutto dominio della natura, eh, poche parole, poca interiorità, poca contemplazione, eh, va eh, indubbiamente rivisitato, cioè abbiamo bisogno eh, di una nuova ricerca eh, sull'interiorità, di una ridefinizione in termini etico-morali del nostro rapporto con la natura. E quindi abbiamo bisogno di mediare la posizione di Bagone, ma Bagone fa, come dire, vive nella sua epoca e dunque questo distinguo lo deve porre in maniera chiara e distinta. Senza questo distinguo non sarebbe nato quel lungo processo che poi progredirà tra 600 e 700 e che porterà effettivamente alla nascita delle scienze moderne.